Adamo ed Eva, Eden, è un mito, non è una storia vera, lo sappiamo tutti. Ok, perfetto, ormai scontato. Comunque, bene. Allora, ci sta Dio che ha fatto tutto quanto, prima di riposarsi fa Adamo ed Eva. Fa l'uomo a sua immagine e somiglianza, no l'uomo maschio, l'uomo e la donna. Cioè la relazione fra uomo e donna, siccome è relazione co-creatrice, è in somiglianza a Dio. Quindi Dio fa l'uomo e la donna. Mi mette in giardino di Eden, bellissimo, fantastico, gli ha regalato un sacco di cose. Da mangiare, da bere, può fare tutto quello che vuole, si può accoppiare quanto gli pare, cioè, spettacolo, no? Cioè, sembra un villaggio Valtour 2.0, una cosa perfetta. Ma gli manca qualche cosa, gli deve regalare qualche cos'altro, gli deve regalare la libertà. Come dona la libertà, visto che la vita gliel'ha già data, c'è l'albero della vita lì, quindi la vita ce l'ha, gli deve dare la libertà, come con l'albero della conoscenza del bene e del male. Si chiama l'albero della libertà? No, non è che l'albero, come potrebbe dargli l'albero della libertà? La libertà è la possibilità di scegliere. Quindi gli dà questo albero e gli dice, però non mangiartelo. Non è che è un sadico, capito? E noi siamo confusi in questo, dall'immagine giottesca, per il quale noi abbiamo tutto questo giardino enorme, poi ci sta il Montarozzo, l'albero sopra, illuminato da Dio. E Dio che sta là gli dice, lo vorresti? Non te lo prendere, questa cosa ti fa male. Allora mi ammazza Dio, sadico, simpatico, no? È come se io poi avessi il pulsante rosso con la scritta non premere. Cioè, è cattivissimo, no? Allora, lui dall'albero e dice, tu volendo te lo potresti pure prendere, però io te lo dico, guarda che ti fa male, non te lo prendere. È la libertà, l'uomo è messo finalmente nella possibilità di fare o non fare qualche cosa. Perché finché tu sei nella possibilità di fare tutto, non sei veramente libero, sei una bestia. L'uomo che fa tutto non è libero, è nell'arbitrio, come la bestia. L'uomo diventa libero perché può dire no, può scegliere. E quindi gli dona la libertà. Poi l'uomo usa male la libertà perché sceglie no. D'accordo, ma è per quello che ci sta l'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi libertà e vita, i due alberi, stanno insieme perché? Perché sono da tenere insieme. È una cosa che non trova la sintesi, è questa conflittualità che rimane sempre insieme, questa tensionalità, se volete, platonica, per la quale tu hai questi due principi e sono uno accanto all'altro. Poi dopo, successivamente, Hobbes ti dirà, per avere la vita devi rinunciare alla libertà. E altri ti diranno, per avere la libertà devi rinunciare alla vita. Meglio l'uno che l'altra. E invece il punto è mantenere insieme in equilibrio. La vita è un equilibrio. Pensate ai due cavalli del mito della riga di Platone. La vita è equilibrio. Non è sintesi. Non c'è la sintesi, c'è equilibrio. Non esiste la sintesi fra... Nel matrimonio non c'è una sintesi, i due saranno una cosa sola, ma non è che diventano una cosa sola, non è l'androgeno, non è che si fondono e diventano un unico essere, quello sarebbe un mostro. La sintesi è nell'equilibrio, nel mantenere in equilibrio le due diversità, in vita, vita e libertà.